Buongiorno a tutti gli spettatori qui da Pomezia. Oggi va vicino alla penultima giornata del campionato di eccellenza. Si sfidano appunto i padroni di casa dell'Indomita contro il Centro Sportivo Primavera. Funziona adesso di nuovo il pallone, bene Carveno, un 4 sulla sfera, però sembra andare proprio il numero 9, vediamo. E lui infatti a calciare, palla che non si abbassa. Bello questo traversone fuori al volo Golini, la palla che viene deviata dentro in porta, ha trovato un super gol il difensore con la maglia numero 22 che sblocca quindi il match. Sempre in battaglia sul pallone, va la cross in mezzo a saltare di nuovo, questa volta è Pacchiarotti, riesce però a trovare bene il pallone, ma al volo ci prova anche Zanoni. Palla che finisce sul fondo, coraggioso qui il tentativo del numero 2. Andò a saltare, pallone che torna quindi al Centro Sportivo, adesso però ancora di testa Sterpone che riesce a mettere il piede, la palla arriva a Carlino. Ancora spazio del numero 9 di allargare, sempre per Sterpone che ha fatto un ottimo movimento sulla destra, cross in mezzo, chiuso da Oliva. Si accontenta di una rimessa laterale di Reggio, però con la maglia numero 8, infatti può andare velocemente da Carlino, lì a velo, dove arriva da fuori Gallo che non riesce a tentare il tiro della prima volta, lo fa in un secondo momento, palla che finisce di poco al lato. Italiano, passa questo pallone per il tiro di Gazzi, siamo sulla sinistra adesso, ancora attacca l'Indomita con Pacchiarotti. Del controllo qui di Del Grosso, Pacchiarotti di prima con Marino, prova a tentare da solo Marino, la palla si ritrova Italiano, la conclusione, ma c'è la risposta ottima di Salzano. Bravo, bravo, vai, bravissimo, vai. Grazie, riesce ad uscire dalla difesa molto bene, ora ad appoggiare per Montella sulla sinistra, il tocco è per Calenda, prova a chiudere in attacco in questi ultimi due minuti adesso il Centro Sportivo, fuori da Dionisio di prima, ancora per Calino, grazie Montella che è entrato, c'è la risposta qui di Mastella, miracolo del portiere dell'Indomita. Bravo a passare Montella, adesso trova servizio anche per Calenda, preso un po' alla sprovvista al numero 6 contro due avversari, prova comunque a girarsi, guadagna il massimo che può, viene una messa laterale, Calenda ancora a servire il movimento di Montella, chiude però molto bene battaglia, su questa azione arriva il giudice Cristo Dora, direttore di gara, che manda le formazioni a riposarsi un attimo, 1-0 del punteggio. Dipende il match. Oliva bravo nell'anticipare di netto l'avversario, tenta l'invocata per Marino, la palla viene liberata ancora da Gazzi che sta chiudendo molti palloni in questo secondo tempo, adesso prova a controllare la sfera anche il numero 17 che è entrato in campo, bella la verticalizzazione per Sterpone, a sua volta l'invocata per Carlino, che ha tutto con Mastella, prova dall'aria di Mancino, forse si è allargato un po' troppo, ha perso l'attimo del tiro, sembra questa volta andare proprio Montella che la tiene bassa, a terra la parata anche di Mastella, verso la porta difesa da Mastella, calcio d'angolo dunque per gli ospiti che con Carlino vanno a mettere il pallone in mezzo, palla direttamente verso la porta in mezzo all'area, incredibilmente non trovano l'impatto del pallone, poi sì, e arriva il gol, è proprio di capitano Montella che ristabilisce quindi la parità del risultato, 1-1 era il punteggio. C'è un po' di confusione però per il pallone che non mette palla a terra, lo fa invece molto bene Montella, anche per Calenda. Spazio ancora per andare il numero 6, arriva Marino da fastidio, vicino però c'è Di Donisio che riceve il pallone, resiste all'attacco di Severi, poi appoggia dietro ancora per Gazzi, bravo a deludere l'arrivo di Italiano, la finta di corpo del numero 3 che poi allarga ancora per Treiani, il pallone cosa lo ritrova Sterpone che si abbassa spesso a farsi vedere, però la palla in mezzo, ancora la girata di Montella ma c'è la risposta eccezionale di Mastella, è stato troppo la gamba quindi fallo per la squadra di casa che può ripartire. Ancora con battaglia con il mancino dalla giaia del Severi, il controllo del numero 7, pressione regolare, prova a puntare ancora la difesa avversaria ma sempre in due su di lui, adesso si è portata bene sul mancino, cross sul secondo palo, può andare Italiano sulla squadra della rete per lui, esce però tempestivamente ancora una volta Salzano, molto bene nell'uscita, il portiere del Centro Sportivo Primavera, Calenda, finta il movimento di andare, poi si appoggia dietro per Dionisio che fa la stessa cosa, riesce anche a passare in mezzo al campo, un seguito da Marino, poi tocca ancora per Treiani sulla destra, arriva Giurelli, Treiani di prima attenzione ancora molto bene per Montella che entra in area, un aggancio perfetto del numore 11 e prova anche il gol, 3-1 la ribalta
pallo, appoggia per Marino, di prima Marino prova a liberare la sua parte del campo, poi mette comunque il piede, la comoda per Carlino, aggiunge un rimpallo a spazio, forse per andare dalla parte apposta, invece corre di qua Treiani, ma Marino stava in anticipo di là, c'era Montella, doveva involarsi per trovare magari la terza rete personale, fortuna per l'Indomita che ha sbagliato scelta. Il giocatore Dionisio intanto lo va a riconquistare, adesso lui che si lancia molto spazio, adesso il centro sportivo Primavera, questa battuta sull'esterno della rete, palla non arriva, prova a destinazione per la raggiunta di Gazzi, larga anche per Calenda, adesso ragiona giustamente senza fretta il centro sportivo Primavera, palla uscio lungo per Carlino, partito in posizione regolare, la tiene in campo il numero 9 sul fondo, poi prova a puntare Vacchierotti, la battuta forte in mezzo, la chiusura di Golini, ma la palla rimane ancora in possesso, in attacco per la formazione ospite che tiene ancora il pallone con Carlino, a terra la battuta, ma c'è la parata incredibile di Mastella, poi arriva Giurelli e trova il gol del 3-1. Della a sua volta scarica per Treiani, si va a sinistra dove c'è Carlino che non trova lo specchio della porta, lancio lungo del portiere a cercare un solissimo Dionisio, tiene il pallone, ma arriva il di gara che sancisce la fine del match, vince il centro sportivo Primavera 3-1, meritando nel secondo tempo, brava a rimanere comunque in partita con gol del vantaggio dell'Indomita, ultima partita in casa per la formazione